la cosa più preziosa che la città di Napoli ha è la memoria delle sue ingiustizie ed è la memoria delle sue vittime innocenti di Camorra. Abbiamo un elenco pesante: Lino Romano, Annalisa Durante, Giancarlo Siani, Gigi e Paolo, Simonetta Lamberti, Veronica Terracciano, e potrei continuare. Ecco, la memoria di queste persone e permettere a queste persone di parlare ancora ai nostri cuori permetterà la rinascita della città tutta. 19ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Stamattina, davanti alla stele commemorativa in via Cesareo Console, si è tenuta la cerimonia ormai consueta per ricordare le oltre 900 vittime innocenti di criminalità, con la deposizione degli omaggi delle istituzioni, e successivamente nell'auditorium della RAI si celebrerà la giornata per le scuole dei giovani della città, con la partecipazione del coro giovanile del Teatro di San Carlo e del coro delle mamme della scuola di Sisina della Sanità. Stiamo costruendo una vera antimafia sociale, vi prego, considerate questo uno di questi passi, e quindi andando via da qua continuiamo tutti nei nostri ambiti a costruire questa forte cultura antimafia, perché io credo che questa battaglia la stiamo per vincere, la stiamo per vincere. I vostri cari erano bravi, anzi erano proprio innocenti per eccellenza, erano teneri e innocenti. Ed è quello che forse noi dobbiamo recuperare, quella bravura, quella tenerezza e quell'innocenza per cambiare la testa alla cultura e per decapitare definitivamente questo cancro che sono le mafie in mezzo a noi. Tra poche ore all'auditorium della RAI, con più di 1500 scuole, ancora ragazzi, a raccontare e a urlare da che parte stare, quindi dalla parte della vita, no allo schifo e alla violenza della camorra e della criminalità organizzata. Il 22 marzo a Latina, un abbraccio anche del Papa, le vittime sono sempre di più purtroppo, ma sempre più forte la loro voglia di voler cambiare radicalmente le cose. Quindi ancora di più deve la città stringersi a questi obiettivi.